tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Emergenza coronavirus, impennata di test positivi, 133 in più rispetto a ieri e 9 decessi in una sola giornata. La situazione in regione, nella provincia di Pesaro, parla il governatore Luca Ceriscioli. Poter scaricare i costi delle vacanze e turismo interno, la ricetta degli albergatori per superare la crisi. Città trasformate dal decreto, oggi siamo stati nel cuore di Fano, una Fano irriconoscibile. Con le marathon, altra vittima eccellenza del virus, niente gara il 3 di maggio. Sospesa anche la stagione teatrale dell'AMAT, spettacoli fino al 3 aprile. Buonasera dalla redazione di Occhio alla Notizia, lo avete sentito nei titoli, i numeri sono in costante crescita, quelli legati all'emergenza del coronavirus, un'impennata esponenziale con incrementi che sono nell'ordine del 20% ogni giorno. Oggi siamo arrivati a 133 casi in più rispetto a quelli segnalati nella giornata di ieri di test positivi al coronavirus e sale purtroppo anche il numero dei decessi. Siamo oltre i 30, ma tutti gli aggiornamenti della giornata nel servizio di Francesco Salvago. I dati del Gores Marche evidenziano in giornata un aumento dei casi positivi a domicilio a 725 rispetto ai 592 di ieri. I ricoverati in terapia intensiva sono 85, mentre nel reparto di terapia non intensiva sono 337 rispetto ai 254 del precedente bollettino. Nelle Marche i casi di isolamento sono 2642, mentre si registrano altri 9 decessi. Si tratta di 7 uomini e 2 donne. Gli uomini sono deceduti, uno a San Benedetto 81 anni, Pesaro 85 anni e Marche Nord 92, 84 e 72 anni, a Torrette di Ancona 80 anni e Urbino 76 anni. Nella città ducale si sono spente anche 2 donne, 89 e 94 anni, tutti avevano patologie pregresse. Al momento sono 36 i decessi nelle Marche. Nella provincia di Pesaro Urbino i casi positivi sono 496, i ricoverati in terapia intensiva nei presidi di Marche Nord sono 24, mentre i ricoverati in isolamento domiciliare sono 994 asintomatici e 229 coloro che presentano sintomi del virus. Sul territorio continuano i controlli sull'osservanza delle norme governative, aggiornate nella giornata di ieri a seguito delle disposizioni da ultimo introdotte dal decreto del 9 e 11 marzo. Sono stati eseguiti nel territorio provinciale 915 controlli, ai fini della verifica dell'osservanza delle disposizioni che vietano gli spostamenti se non per comprovate esigenze lavorative, per situazioni di necessità e per motivi di salute. Dalla prefettura sono emerse 6 segnalazioni all'autorità giudiziaria per ipotesi di reato prevista dall'articolo 650 del codice penale. 831 invece sono stati gli esercizi commerciali controllati. Bene, numeri che parlano da soli, la curva esponenziale, più volte il governatore delle Marche l'ha detto, ricalca quella che si è verificata in Lombardia e su questo dato che non accenna a diminuire, quindi il picco ancora dovrebbe essere lontano dal venire, abbiamo proprio sentito il governatore delle Marche, Luca Ceriscioli, che ci ha fatto un quadro aggiornato della situazione. Sentite che cosa ci ha detto nell'intervista che abbiamo realizzato oggi pomeriggio. Qual è la situazione anche delle nostre strutture a livello marchigiano? Come si stanno predisponendo a forse un picco che deve ancora arrivare?
in questo screening restano insomma non Covid, Urbino, Fano nel caso della provincia di Pesaro-Urbino, poi c'è Fabriano, Torrette, Ascoli Piceno e Amandola, quindi una sequenza di ospedali in giro per la regione che serviranno per chi ha le altre patologie ha bisogno di risposta. Tutti gli altri ospedali, man mano che si svuoteranno dei pazienti ordinari che hanno in questo momento, spazio dopo spazio saranno dedicati per accogliere tutti i casi dell'epidemia che insomma ci aspettiamo molto numerosi. Presidente, c'è stata anche l'emanazione da parte sua di un'altra ordinanza, la numero 8, che riguarda il trasporto pubblico. Che cosa cambia a questo riguardo? Le ordinanze servono a ridurre quello che per loro è un obbligo, cioè far circolare i mezzi, ma tenuto conto del fatto che non ci sono neanche le persone che ci salgono, quindi cerchiamo la riduzione necessaria per evitare un aggravio economico pesante nei confronti dell'azienda. Sulla gomma abbiamo chiesto di convertire parte dei chilometri che verranno tolti perché non utilizzati per facilitare invece l'accesso delle persone soprattutto verso gli ospedali non Covid, cioè quegli ospedali nel caso della provincia di Fano e di Urbino che rimanendo a disposizione di tutto il territorio hanno bisogno di un rafforzamento in termini di collegamenti per poter essere meglio utilizzati. Quindi quello che verrà tolto perché gira vuoto in questo momento verrà in parte riconvertito in una facilitazione di collegamenti verso le strutture straniere riservate per le persone che non sono malate al virus. È stata battuta un'ansia dove si cita una bozza anche che riguarda uno slittamento per la vostra governance di 3 mesi. Questa è un'ipotesi che verrà attuata? Penso che il governo ha immaginato questa misura tenuto conto che l'ondata del virus ancora è lunga. Era prevista l'apertura, mi sembra, dei comizi elettorali per metà di aprile. Dietro l'angolo è difficile immaginare che in questa fase ci si possa organizzare per una partecipazione normale e democratica a una tornata elettorale, quindi l'ipotesi di rinvio chiaramente legata al fatto che tutte le restrizioni personali sui movimenti, sugli incontri, vicende non permetterebbero di portare avanti quella che è la normale dialettica democratica che precede le elezioni. La data del 3 di aprile è una data che forse subirà degli slittamenti, qual è un po' il polso della situazione dal suo punto di vista? Ecco, noi confidiamo, siamo convinti che tutte le misure prese in questi giorni aiuteranno. Certo, fossero state prese tutte quante prima, modello cinese per capirci, sarebbe stato sicuramente meglio. Fatte un po' alla volta hanno diluito quella che è l'efficacia. Perché ovviamente immaginare di continuare con la crescita che c'è stata in questi giorni diventa un punto dove poi è difficile organizzare qualunque tipo di risposta di servizio. Quindi è molto importante che tutti quanti rispettiamo le regole che ci siamo dati, rinunciamo a un incontro in più, a stare per un po' con gli altri, insomma si sta più in casa, si vive più regolati, si fanno meno cose, ma si dà un contributo importantissimo a tutto, soprattutto ai più fragili. Bene, quindi chiaro l'invito del Presidente della Regione al massimo rispetto di quelle che sono le direttive del decreto. Solo questo ci consentirà di cercare di invertire quanto prima la tendenza e poi insomma la sua linea di fermezza, lo ha ribadito, era sicuramente lungimirante, ma le strutture, ha ribadito, si stanno organizzando, riassettando, aprendo nuovi spazi, facendo anche assunzioni per fronteggiare tutto quello che verrà da qui alle prossime settimane proprio sul fronte del coronavirus. E rimaniamo su questo argomento perché in riferimento alle notizie apparse sulla stampa questa mattina, la prefettura informa che il prefetto di Pesaro-Urbino, Vittorio La Pola, si trova in via precauzionale in isolamento fiduciario senza alcuna sintomatologia di sospetto contagio al Covid-19. Lo stesso prefetto continua anche da remoto, con le modalità stabilite dalle più recenti direttive ministeriali, a dirigere l'attività dell'ufficio e a presiedere riunioni. È un po' sulla bocca di tutti questo farmaco e allora ne parliamo anche noi perché è utilizzato
per la cura dell'artrite reumatoide, ma si è dimostrato efficace anche contro la polmonite da Covid-19. Il farmaco Tocilizumab sarà da ora disponibile gratuitamente per le regioni che ne faranno richiesta all'azienda produttrice. La Roche ha infatti annunciato che la cessione gratuita del farmaco, già usato in via sperimentale in Cina e anche in Italia dell'Istituto Tumori Pascale di Napoli, sono stati già trattati proprio qui 2 pazienti in 24 ore. La terapia ha evidenziato subito ottimi risultati e presto uno dei 2 pazienti sarà stubato. Altri malati però hanno ricevuto già la terapia anche a Bergamo, a Fano, nell'ospedale Santa Croce, ad Ancona e a Milano. Come azienda che opera nelle scienze della vita, spiega il presidente e amministratore delegato di Roche Pharma, Maurizio De Chicco, raggiungiamo ogni giorno milioni di italiani con farmaci e test diagnostici e in questa situazione di emergenza sentiamo ancora più forte la responsabilità del nostro ruolo sociale. Da qui la decisione di fornire gratuitamente per il periodo dell'emergenza il Tocilizumab e a tutte le regioni che ne faranno richiesta. Bene, speriamo che veramente questo farmaco rappresenti una svolta, soprattutto per quanti si trovano in terapia intensiva. Ma ormai le nuove disposizioni hanno alterato un po' la vita di tutti noi, le nostre giornate sono cambiate radicalmente. Allora noi questa mattina insieme all'operatore Filippo Pucci siamo proprio andati nel cuore della città di Fano per vedere un po' l'atmosfera e l'aria che si respirava. Guardate le immagini. Siamo qui nel centro di Fano, nel cuore di Fano. Sono all'incrocio tra il Corso e Via Arco d'Augusto. Siamo qui per volervi mostrare le immagini naturali e particolari di questa città desertificata, come tutte le città italiane, anche Fano sta vivendo dalla chiusura del decreto Conte Bis questa situazione di emergenza. E qui veramente a quest'ora della mattina ci dovrebbe essere stata tanta gente, invece come vedete siamo praticamente quasi soli, io e l'operatore Filippo Pucci. Qui alle mie spalle c'è il Corso, lo vedete da solo, ma l'Arco d'Augusto è qua, adesso mi sposto, facciamo vedere, ecco, questa che è la condizione, insomma, di questo centro storico. Le edicole sono uno dei pochi esercizi commerciali aperti, state lottando praticamente con questa situazione. Come sono queste prime giornate di chiusura totale? Poco affollate, non c'è nessuno praticamente. Giornali? Poca cosa. Siamo qui perché dobbiamo fare questo servizio, altrimenti non ci saremmo. Non ci sarebbe convenienza, no? No, assolutamente, non c'è. Non so come faremo. Qui siamo in piazza Costanzi, forse l'unico posto un po' più animato della città, grazie alla presenza di 4 espositori, di 4 commercianti di generi alimentari, Sparuti, veramente l'ultimo baluardo di quelli che quotidianamente sono qui. E non si sa quanto potranno resistere a questo ritmo. Quanto si può resistere a questo ritmo? Non lo so, questo ritmo è bruttissimo, è molto lento, gente preoccupatissima e ce n'è molto poca. Noi resistiamo il giusto necessario per la sopravvivenza. Le spese si portano a casa? No, dal canto nostro no, non è che non si portano a casa, da parte nostra non c'è quella richiesta da parte del cliente. Vi manca proprio la clientela? A noi manca la clientela fissa. Anche al banco della verdura vedete clienti a distanza, naturalmente misure di sicurezza anche qui,
e i commercianti hanno posizionato una riga con del nastro adesivo per terra per delimitare la zona di sicurezza. Come si lavora in queste condizioni? Beh, non è normale. Non è normale perché è difficile dire anche alla gente stai più dietro, vieni più avanti, non è normale. Però alla fine pian pianino la gente viene Vedi, non è che c'è tanta confusione, perché non sanno nemmeno se siamo aperti, se siamo chiusi. Diventerà ufficiale se vediamo che si lavora, che le barche vanno in mare, continueremo a tenere aperti, se no vedremo di cosa da farsi. La materia prima c'è, il pesce c'è. Il pesce c'è, se qualcuno lo vuole mangiare c'è. Immagini e testimonianze abbastanza eloquenti. Il CB Club Mattei informa che sabato presso la sede della Protezione Civile al Codma di Rosciano non si terrà alcun corso per fare volontariato, ma verranno solo date informazioni su come diventarlo. Ma viste le ulteriori restrizioni emanate dopo il messaggio, non muovetevi da casa, dice il CB Club Mattei in un post su Facebook. Veniteci a trovare in qualsiasi altro sabato quando tutta questa situazione sarà terminata. Per poter fare volontariato in Protezione Civile bisogna aver frequentato un corso organizzato dalla Regione Marche. Senza aver frequentato quel corso, dice il CB Club, non si è assicurati e quindi bisogna prestare massima attenzione. Ma un altro settore che insomma sta subendo un periodo veramente di lacrime e sangue dopo quelli che vi abbiamo mostrato nei giorni passati è quello della ricezione, quindi gli alberghi, che però hanno messo in campo, hanno cercato di elaborare una ricetta per superare, soprattutto oltre all'immediatezza, anche quello che sarà il prossimo futuro, la stagione futura. E allora, attraverso anche l'incentivazione del turismo interno, quindi contando sulla buona volontà degli italiani a rimanere sul territorio nazionale per non far cadere in depressione anche questo settore, ma soprattutto anche chiedendo che le spese per le vacanze rientrino nella defiscalizzazione della nostra denuncia dei redditi. Sentiamo proprio le parole di chi è a capo dell'associazione. Il coronavirus sta mettendo in ginocchio anche il comparto della ricezione. Alberghi e strutture in queste settimane hanno ricevuto disdette e cancellazioni in tutti i cluster del settore, turismo, viaggi studio, settore anche business. Il fatturato dei pubblici esercizi in alcune aree è calato fino a raggiungere punte dell'80% e secondo stime di settore il rischio è di perdere nei primi 4 mesi dell'anno una cifra pari a 2 miliardi di euro. Se la situazione non cambia in fretta, dicono le associazioni di categoria, si parla di oltre 20.000 posti di lavoro a rischio. Venendo alla situazione locale, ciò che spaventa è il futuro. Con una stagione turistica che, calendario alla mano, è sui nastri di partenza con le festività pasquali e del 1° maggio alle porte, date in cui il turismo storicamente riaccende i motori con migliaia e migliaia di presenze sia estere che italiane. Ora tutto questo è solo una chimera e le uniche strutture aperte sono quelle che assicurano un minimo di servizio di accoglienza. A oggi abbiamo 2 strutture aperte che garantiscono il servizio a tutta la gente che dovrà arrivare, che arriverà per motivi di lavoro o per motivi sanitari a Fano. Noi abbiamo garantito 2 attività finora, sperando che cambi qualcosa, ma noi la garanzia l'abbiamo data. In calendario c'erano molte manifestazioni che avrebbero creato flusso turistico. Qual è la situazione per queste? È una disdetta continua di tutte queste manifestazioni. A livello sportivo avevamo delle manifestazioni molto importanti. Al di là della situazione contingente, i tavoli di lavoro delle associazioni cercano di elaborare anche strategie per il futuro con cui far superare la notte più nera che tutto il settore abbia mai attraversato. Abbiamo fatto una proposta a livello nazionale molto importante, che è quella di detrarre tutte le spese a livello turistico
se vieni a fare le vacanze in Italia. Tu italiano, vengo in Italia a fare le vacanze e me le posso detrarre le spese come a livello farmaceutico, a livello medico. Quindi la risorsa è il turismo interno? In questo momento sì, perché a livello estero sarà una grossa difficoltà. Io mi auguro che vengano, però ci saranno grosse difficoltà. Quindi l'estate sarà un'estate di lacrime e sangue, probabile? Spero di no. La vedo brutta in questo momento, ma noi, gli italiani stessi, si sono sempre rimboccati le maniche e hanno portato avanti con orgoglio il lavoro e naturalmente non solo il lavoro, ma anche ci siamo fatti vedere che siamo tutti uniti. Si vede anche qui la passeggiata, la gente deve rimanere a casa, sta a casa e bisogna essere anche seri su questa cosa. Bene, e sul fronte del sostegno, quando si è chiamati, insomma, gli italiani e anche il nostro territorio ha sempre risposto in maniera adeguata, lo è anche la testimonianza di quanto sta avvenendo anche a livello di donazioni, perché in questo momento doveva preoccupare e soprattutto la salute delle persone, la Banca di Credito Cooperativo del Metauro è intervenuta con un gesto concreto, effettuando una donazione di 20.000 euro all'azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord per sostenere l'acquisto di strumentazione e attrezzature mediche per fronteggiare l'emergenza Covid-19. L'Istituto si è attivato per una serie di ulteriori misure di aiuto a favore delle PMI e delle famiglie, i presidi appunto medici individuali. Con queste iniziative, commenta la direttrice Gabriella Ariani, vogliamo dare un segnale forte di vicinanza e di sostegno al territorio e alla comunità locale. E sempre su questa riga si pone un'altra donazione, una donazione di 25.000 euro agli ospedali di Marche Nord e una lettera aperta ai parlamentari e sindaci della provincia per sollecitare provvedimenti a sostegno di famiglie e imprese. È l'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Pesaro e Urbino che scende in campo contro l'emergenza da coronavirus su due fronti, su quello sanitario in primis, appunto con la donazione da 25.000 euro a Marche Nord, e il secondo fronte d'azione invece è quello istituzionale. L'Ordine infatti ha inviato una lettera agli onorevoli e ai sindaci della provincia affinché mettano in atto misure urgenti di contenimento degli effetti negativi dell'epidemia sul tessuto socio-economico del paese. E sì, perché questa è proprio, sarà l'emergenza nell'emergenza che vivremo dopo il periodo acuto, questo appunto dove c'è l'impennata dei casi, ma insomma questa epidemia avrà una fine e speriamo invece che con la fine dell'epidemia non inizi un'altra crisi economica che purtroppo si abbatterà come effetti negativi, come rebound negativo di quello che stiamo vivendo in questi giorni. Quindi è importante che ci si attivi su tutti i fronti per cercare di attutire questa onda d'urto che inevitabilmente però purtroppo subiremo. E a subire le conseguenze dell'epidemia non sono soltanto le attività economiche ma anche lo spettacolo. E Amat ha sospeso tutti gli spettacoli in calendario che erano appunto messi in attività fino al 3 di aprile. Sentiamo. Oltre ai settori del commercio e dell'accoglienza, anche il settore dello spettacolo e della cultura è in grande sofferenza per le disposizioni governative che impongono la chiusura di teatri e cinema. Un comparto, quello dello spettacolo, che vive di introiti legati alle rappresentazioni e ai cartelloni delle direzioni artistiche e anche di contributi statali. Amat ha dovuto cancellare oltre 180 eventi programmati in questo periodo, dove c'è il clou delle rappresentazioni e della stagione. Se fosse successo a giugno tutto quello che stiamo vivendo sarebbero stati meno della metà. Stiamo lavorando, devo dire, alacremente non solo per portare avanti la normale programmazione per le cose estive ma anche a riposizionare gli spettacoli. Ci stiamo riuscendo in maniera abbastanza precisa perché c'è grande voglia di teatro, ce la comunicano gli spettatori innanzitutto, gli artisti hanno voglia di non perdere appunto questa occasione perché davvero è una
un evento mai accaduto, insomma, credo che l'ultima si può paragonare solo alla Seconda Guerra Mondiale, l'unico momento in cui c'è stata una serrata così lunga. Quindi sicuramente nella tempesta, ma con la voglia di ripartire. Anche Fano, rientrando nel circuito, ha dunque dovuto far slittare tutta la programmazione in corso. Fino al 3 aprile vengono sospesi tutti gli spettacoli. Questo non vuol dire che noi non continuiamo a lavorare, a organizzare, anzi i due spettacoli di prosa verranno riproposti fine aprile e sempre a maggio, sempre compatibilmente ovviamente con tutto quello che deciderà il Consiglio dei Ministri. Il botteghino è aperto e speriamo anzi che i cittadini ci siano sempre più vicino, proprio per far capire che la cultura comunque è vita, questo per noi è importante. Per quanto riguarda l'opera abbiamo dei tempi, Italiani e Algeri avrà dei tempi di ripresa più lunghi, perché mettere insieme cantanti, registi non è proprio semplice, ma ecco, non ci fermiamo. A Pesaro invece l'Orchestra Sinfonica Rossini aveva concentrato tutta la sua attività concertuale proprio in questo periodo dell'anno in occasione delle celebrazioni rossiniane e ora invece si ritrova con il rischio del salto degli stipendi dei maestri d'orchestra. Questa chiusura ha come conseguenza un dato oggettivo, la perdita degli stipendi dei professori d'orchestra. Quindi ad oggi non c'è alcuna attività che possiamo recuperare in questo periodo e quindi si presenta questo problema. Noi come orchestra cercheremo di ragionare su un sussidio a fine marzo per comunque andare incontro alle esigenze delle famiglie, dei nostri professori che ricordo sono il patrimonio di questo territorio, Pesaro e Fano. Speriamo che oltre alle rivendicazioni che faremo in modo collettivo, perché è ovvio che questa crisi non colpirà solo noi ma l'intero settore, che queste due amministrazioni possano riunirsi e fare un piccolo magari progetto specifico proprio a favore dei nostri professori. Professori d'orchestra. E in queste condizioni gli anziani, come avete sentito, sono le persone più colpite non solo dal punto di vista dei decessi, ma anche proprio nella quotidianità. E proprio per fronteggiare queste difficoltà, alle quali